Siamo in live, ragazzi, siamo giunti alla conclusione della prima stagione del Raccatafilme Cine Duellanti. 13 settimane filate, tutto è andato liscio, liscio con partecipanti agguerriti, poi semifinali, poi li avevo poi organizzati al momento, pensavo prima a puntate random e invece poi ho deciso di fare tutto al dettaglio con semifinali, quindi la scaletta semifinali e finalissima con i vincitori delle tre semifinali di queste ultime tre settimane. Il tema della puntata non c'è, è la summa, è l'apice di tutte le puntate effettuate, svolte fino ad ora, con domande che ho deciso io. Quindi non c'è un tema specifico e non deve decidere nulla il pubblico. Mi rivolgo al pubblico anche dicendo e aggiungendo che non ci sarà nessuna votazione, deciderò io, voi dovete godervela, preparate i popcorn, guantoni anche voi, però giudicherò io le argomentazioni che mi forniranno, quindi solo dovete intervenire nei round finali con le domande, ok, da rivolgere ai miei concorrenti. Questo è rimasto intatto perché si aggiungerà poi la cogiudice Vero Zi dal quarto round, che andrà pure a visitare la chat dal vivo e selezionare le domande adatte a questa sfida. Bene, quindi passiamo alla presentazione dei concorrenti di stasera in questa grandiosa e scoppiettante finalissima. Il vincitore della prima semifinale a tema action è con noi, Paolo Innocenti. Buonasera a tutti, carissimo Antonio, io ti ringrazio per avermi chiamato per questa finale, neanche avessi vinto nella puntata action, quindi per me è un piacere essere qua. Tra l'altro ora Antonio fa il modesto, ma non vi ha detto, visto tutte queste regole nuove, che stasera non ci saranno nemmeno le domande da parte sua, cioè lui sa già chi ha vinto e quindi ora proclamerà il vincitore. Farei entrare le altre due ospiti così almeno potrai dirci chi ha vinto, vai! Ah, chi ha vinto? Quindi partiamo alla Tenet di Nolan. Esatto, partiamo dalla esatto. Vincitrice e poi dopo chissà se ci saranno delle domande. Certo. Allora, poi seconda vincitrice della puntata a tema, questa volta era quella della scorsa settimana, però a tema remake e reboot, abbiamo switchato, vi ricordo, però comunque la seconda è Claudia. Eccoci. Grazie a tutti per questa vittoria, grazie mille, grazie a tutti i miei fan. Chi ha vinto le elezioni in America? Claudia, era la battuta della... Vinto tutto, di già, va bene. Ok, no, però devi passare sotto le mie grinfie, perché deciderò io il corso della serata, decretare vincitore e quant'altro. Ok, va bene, tu ti difendi così, altro che i guantoni. E poi passiamo alla terza. Vincitrice della puntata a tema CGI e motion capture, è con noi anche Giulia Calvani. Buonasera, a mettere gli occhiali perché mi vedete troppo stasera. Sono molto contenta di essere qui, anche in compagnia di questi nuovi amichetti, mi stai facendo conoscere un sacco di persone. Hai visto? Ma questo era il fine ultimo dei cineduellanti, oltre che sfidarsi. Intanto aggiungo l'altro banner a scorrimento, partecipate attivamente nei commenti, non per aiutarmi a segnare il punteggio, devo modificare, però posso anche modificare poi in diretta, ma per individuare punti salienti, punti interessanti delle loro argomentazioni, ma poi starà a me decidere chi passerà il round. E detto questo, dovete Antonio, solo godervi. C'è una cosa che devo dire, assolutamente la devo dire per forza. In bocca al lupo a tutti, chiaramente, cioè, mi sembra giusto. Buono. Però volevo dire anche una cosa, ovvero sì. Vicino a due personaggi questi, di indubbia intelligenza, che ricercano i loro termini e tutto quanto, ci sono io, che sono la cugina della campagna, che descrive i film come quello là, è andato con quell'altro ed è successo il fatto. ma puoi anche raccontarla così, sicuramente saprai travolgere. Io sono la voce del popolo. È Inception così però, cioè alla fine della puntata tu ci narri Inception così. Perfetto. Allora, sì, Inception così sarà una bella sfida. No, intanto... Che sogna e... Intanto saluto Giulia, la mia fidanzata, che mi seguirà per tutto il corso della puntata, un bel bacio. Tosian, in bocca al lupo a tutti, vedi, il mio amico Tosian. Oh,
Thomas, ciao a tutti. E beh, ci stanno, ci sta un attimo. Grande Thomas Aubridge. Ci stanno i saluti, ci stanno i saluti da parte di tutti. Alessandro Bonuccelli, ciao. Salve a tutti anche e ciao te. Anche l'intervento di Jack Barton. Vai. Antonio, dire ciao fa bene perché è salutare. Porca di quella miseria. Assolutamente, se iniziamo così col botto, ecco, vai, copriamo tutte le webcam. Di 23 anni ancora mi sporco con i pennarelli, ma vabbè. Però, ottimo dettaglio. Poi c'è Felicity Darling, Claudia ti si ama. Di già, Felicity, no? Voi non dovete tanto sbilanciarvi, voi dal pubblico non vi dovete sbilanciare, decido io, ho detto che decido io. In bocca al lupo da Emanuel, che vinca il recensore migliore. Beh, recensore, insomma, devono argomentare, poi... Recensioni al volo, recensione a caldo. No, 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 perché il tema, vediamo un po' cosa tratteremo, ma su che cosa si dovrà concentrare questa live, questa grandiosa finalissima. Round 1, quindi dopo 5 minuti netti possiamo cominciare. Oh, è la summa, siamo arrivati all'apice. Questo è il confronto finale. Allora, che domande ci potrebbero essere? Il miglior regista esistente al mondo. Porca miseria. Oh, perché queste sono quelle ci dovrebbe essere sempre un sottofondo musicale a ogni domanda. Tum, tum, proprio. Perché sono decise, sono dure, toste. Bisogna arrivare a una scelta che può essere, insomma, si può sempre spaziare con queste domande, eh? Sono molto generali. Però è l'ora decisiva qua, con queste belle domande infuocate. Ora, la disposizione è Paolo, Claudia e Giulia. Paolo, vuoi cominciare? Hai già la scelta? Se sono il primo e comincio. Io sarò banale, ma dico Stanley Kubrick. Stanley con Paolo. Metto solo il nome, Stanley, è un nostro caro amico. Claudia. Ma, quindi vivo? No. Allora, già mi voleva fregare Paolo, esistente, ma c'è scritto pure esistente, mi voleva fregare, sì, subito. Stanley, certo. Paolone. E caspita. Ho detto, abbiamo detto io esistente. Io non ho sentito. Hitchcock. Fermi tutti, no? Ho detto proprio esistente, quindi dobbiamo rimuovere sia Kubrick che Hitchcock. Oh. Ah, esistente, c'è scritto pure lì. Ok, va ho detto, bene. Esistente, no? Mi aveva fregato Paolone, che continuava a dire Paolone. Vabbè, ma per esistente io pensavo che era esistito comunque, cioè non è che sia un fantasma. Esistente vabbè, ora? Ora, va bene, ora. Allora te ne dico un altro, va bene? Vai, dilla. Dico Woody Allen. Woody Allen, ecco. Te la puoi giocare ancora, dai. Con Allen, ancora vive vegeto. Claudia. Perché a dire la verità, lui non si era accorto che Kubrick è morto, se n'era dimenticato Antonio. Hai visto, rimane nel cuore, Kubrick vive dentro di noi. Vive, è vero, avevo capito tutto. Ma io per quello mi sono posta la domanda, ho detto che allora aspetta un attimo. Cioè... Comunque, per me Spielberg e andiamo proprio giù pesanti. Allen, Spielberg e Giulia, con che cosa se ne esce? Ma io butto lì un Tarantino. E Tarantino, mamma mia, sfida accesissima già dal primo round. Polone, e adesso facciamo cantare la campanella, vuole intervenire anche lei, 3 minuti a disposizione come sempre, sfruttiamoli tutti ora che siamo alla finalissima, con queste belle risposte da dare. 3-2-1. Intanto bisogna portare molto rispetto per un regista come Woody Allen, che ormai da anni continua a portare in sala almeno un film all'anno. È un regista che ha toccato tantissimi temi importanti e la bellezza e la bravura dell'arte che emana ogni film di Kubrick, sono rimasta a Kubrick, di Allen, sta nel fatto che si toccano temi in più film, ma la bravura di Allen è quella di poter trattare medesimi temi in maniera sempre diversa. Basti pensare ad esempio al trittico Crimini e Misfatti, Match Point e Scoop, all'apparenza film similissimi per quanto riguarda la trama, c'è forse da uccidere qualcuno, ci si rifà forse a Dostoevsky, però poi cambia sempre perché subentra il destino, la sorte dei personaggi sempre diversa in ogni pellicola. E Allen è un maestro perché pensate qualsiasi altro regista nel trattare tematiche solite ma in maniera sempre diversa. Un altro accostamento potrebbe essere To Rome with Love, un film molto criticato e distrutto che comunque
è un film che io apprezzo, che se te lo prendi e guardi un episodio in particolare, quello con la Mastronardi, ti rendi conto che tutto torna in un giorno di pioggia a New York, eppure per uno spettatore come se fosse sempre la prima volta, perché si sa rinnovare anche con cose già viste, perché alla fine è un già visto mai visto, e soprattutto Woody Allen riesce a colpire sia chi guarda per la prima volta i suoi film, sia invece come me chi li valuta, vedendo poi tutta la filmografia, perché secondo me non si può vedere un film di Allen senza pensare a quello che è stato fatto prima. Ma anche se fossi vergine potrei amarlo, potrei adorarlo, perché riesce sempre a sorprendere con storie semplici ma semplicemente meravigliose, e quindi aspetto con ansia il suo nuovo film, e ho già pronto la biografia, l'autobiografia da leggere. Woody Allen nel mio cuore sempre per sempre. Abbiamo cominciato bene, devo dire. Come stanno messe le ragazze? Claudia, abbiamo Spielberg. Colpisci dritto al cuore con altri 3 minuti. Con Spielberg abbiamo la fantasia, la fantascienza. Grazie a lui riusciamo a viaggiare in mondi fantastici, ma soprattutto riusciamo anche a vedere gli alieni. E questa è una cosa fantastica. Abbiamo E.T. con la sua dolcezza, che ci mostra anche l'aspetto della diversità, perché bisogna essere accettati da vari punti di vista, quindi non ci lancia soltanto messaggi di viaggiamo tutti insieme nello spazio perché è una figata, ma ci lancia anche messaggi un pochino più profondi, ad esempio anche Il colore viola. Possiamo parlare di un film che al momento forse è anche abbastanza, come tema, è un tema abbastanza caldo ancora adesso, quindi io penso che sia un artista da tanti punti di vista, soprattutto perché riesce ad arrivare a tante persone, piccoli, grandi che siano, a tanti cuori, perché con E.T. magari riesce ad arrivare nei cuori dei bambini, riesce a far capire tante cose in modo un pochino più semplice. Con Il colore viola, attraverso la storia, fa capire tutt'altro e quanto è importante essere accettati in questo mondo, che tu sia un alieno, che sia nero, che sia bianco, che sia verde, di tutti i colori che vuoi. Buono, benissimo, è il turno di Giulia, mi devo riprendere da questa carica emotiva, però intanto Giulia con Tarantino vediamo cosa ci riserva in questi 3 minuti. Allora, io parto da una frase di Picasso. Picasso diceva che i bravi registi copiano, mentre invece i grandi registi rubano. Questo è un po' quello che fa Tarantino, perché come sappiamo Tarantino non nasce come regista, lui non ha studiato per essere regista, quindi tutto quello che traspone all'interno delle sue opere, dei suoi film, è un insieme di un bagaglio culturale che ha le influenze più estreme. Per esempio Pulp Fiction viene dalla New Wave francese, o Le Iene è una sorta di riproposizione dei polizieschi di Hong Kong. E Tarantino è capace di farci apprezzare il sadismo e la violenza tramite un procedimento che è retorico ma allo stesso tempo coraggioso, un procedimento che viene dall'interno, dalle viscere di Tarantino, ci fa apprezzare questa glamorizzazione, anestetizzazione della violenza in ogni sua forma, e soprattutto i suoi non sono degli omaggi ma sono dei veri e propri furti con stile. Basti ricordare per esempio il ballo di Pulp Fiction, che è, diciamo, la coreografia è ripresa da 8 e mezzo di Fellini, e in generale proprio la scena del ballo da Godard. Quindi diciamo che non ha studiato per fare questo, ma è riuscito in un certo senso a declinare tutta la sua potenza in soluzioni estetiche e visive che secondo me non hanno precedenti. Cioè ci ha fatto apprezzare il bello del sangue, un colore che per esempio con la nuova Hollywood, col cinema americano classico, erano dei temi tabù. Quindi secondo me Tarantino è questo, è un collage, un quadro vivente, una sorta di stile selvatico lasciato alla tela. Altro che 3 minuti da sfruttare, tra te e Claudia subito all'attacco in 1 minuto e mezzo, spaccato, ho dovuto interrompere 1 minuto e mezzo, pensate, il dono della sintesi, ce l'aveva solo Antonio? Eh no, ragazzi, avete scoperto delle nuove personalità dalla chat, Benissimo, adesso ritorniamo al minuto aggiuntivo che abbiamo detto, 1 minuto ancora a disposizione per Paolone, col suo Woody Allen, un già visto, mai visto. Un già visto, mai visto, che ogni volta fa sognare, ogni volta scalda il cuore. Sarebbe disonesto dire che Woody Allen
si consideri superiore a Tarantino o a Spielberg, perché comunque sono due grandi registi e non lo voglio dire tanto per vincere, perché sono tre grandi maestri, con la consapevolezza però che Woody Allen ha recitato anche nei suoi film, è uno che si mette alla prova, è uno che riesce a sorprendere con quella sua comicità per sottrazione, con quel suo modo di recitare che sembra quasi stia vivendo una vita naturale, non sembra che stia recitando, non sembra che dietro a lui ci sia una cinepresa, anzi, molto spesso lui utilizza nei suoi film aspetti molto importanti dell'arte, dal teatro al cinema, sono tutti elementi fondamentali che non troviamo invece magari in film di Spielberg o in film di Tarantino, che sì, Tarantino può copiare in maniera meravigliosa, può omaggiare il cinema di genere, Spielberg può fare la fantascienza migliore che ci possa essere, ma Woody Allen gioca con il cinema e quindi troveremo il film dove si omaggia il teatro, dove si omaggia la scrittura, la poesia... Ti fermo a poesia e me lo segno. Ok, che culo. Che commento così al volo. Che culo. Okay. No, quello non te lo aggiungo. Allora, Spielbergone, Claudia, altro minuto per te. Chi non ha mai sognato di trovare un reperto storico con Indiana Jones? Chi non ha mai sognato di lottare con Hook al fianco di Robin Williams? Chi non ha mai sognato di vedere i dinosauri, ragazzi, cioè i dinosauri di Jurassic Park? Ma soprattutto, e concludo con questa cosa, chi non ha mai sognato di volare vicino alla Luna insieme a E.T.? Ha vinto Claudia! Silenzio! No, adesso deve ancora intervenire Giulia, anche tu. Subito trarre le conclusioni. Un minuto per Giulia, via. Allora, io sarò molto breve. Quentin Tarantino è il regista della nostra generazione, ha incarnato il cinema nella sua potenza più iconica ed espressiva della nostra popular culture. E soprattutto è stato in grado di declinare il discorso narrativo su cui speculano psicologi, filosofi, linguisti, filologi, in una trama narrativa che è diventata, grazie alla sua circolarità, una sorta di indice di persone e personalità come Tarantino. Cioè, riconoscere da pochi frame quello che è Tarantino ed è un regista, per me è la valenza più esplicita di quello che significa il termine stesso. Ok, mi devo sgranchire con questo primo round che è giunto al termine. Intanto però posso dare un'occhiata ai commenti, non adesso, ovviamente, ok, buono che avete seguito le mie direttive, nessuno si è sbilanciato col voto, però abbiamo delle scelte personali da parte della chat, c'è un Sam Raimi, l'ironia e il grottesco, Sam Raimi, non è buono, buono. Chi non ha mai sognato di essere inseguito da un camion assassino? Gianluca, mamma mia, buono, anche questo, beh, Spielberg. O farsi mangiare da uno squalo. Cioè, ma lei ci sarà dentro. Paul Thomas, ho sentito. Siamo persi Anderson, noi. Anderson, P.S. Sì, lo so, P.S. Non è l'Anderson Wes o l'Anderson... Abbiamo Paul, V.S. Anderson. Comunque, sì, Antonio, chi non ha mai sognato di rinchiudersi in un frigorifero per salvarsi da un'esplosione? Abbiamo capito. Sì, grande Spielberg con quella uscita. Claudia, narrami la vita. Allora. Bene, fermi tutti adesso. I punti che più mi hanno interessato. Di Paolo, Woody Allen. Tutto torna, ma tutto si rinnova, un già visto mai visto, la comicità per sottrazione come caratteristica primaria che si ripresenta, però si affrontano temi importanti, ma temi in film simili, ma con destino che cambia, con destino che muta, su misura di personaggi che poi devono essere ritratti e quindi poi mettere una personalità sempre diversa. Bene Paolo, bene come esposizione. Claudia, Spielberg, hai puntato tutto sulla fantasia. Vedi, questa è anche un'ottima maniera per sviscerare l'argomento, però ponendo in evidenza la diversità, farsi accettare come tema primario. Bene?
Giulia Tarantino, i grandi registi rubano, ok, come primo punto essenziale principale nell'introduzione, capace di farsi capace di mettere in evidenza quindi il sadismo e la violenza, ma farlo anche apprezzare dal pubblico con una ricercata anestetizzazione. Benissimo, e far apprezzare anche il bello del sangue del rosso in evidenza. Ai ai ai. Cos'è successo però in questo round? Ah, il minuto aggiuntivo l'ha sfruttato molto bene Claudia. Con il chi non avrei sognato, che sembra un monologo, e quindi Claudia si aggiudica il primo punto. Grazie. Ottima uscita. Ottima uscita. Perché poi hanno cominciato anche gli altri, chi non ha mai sognato e chi non ha mai sognato, e quindi e sono andati tutti a dormire. Sono andati a sognare. Tutto a sognare, no, voglio Spielberg, o si rifilano un Blu-ray, lo inseriscono nel lettore dopo, oppure vanno a sognare. Claudia 1, Giulia 0 e Paolone 0. Round 2, metto il banner, stiamo andando molto bene. Disposizione, l'ordine è il seguente: Claudia, Giulia e Paolo. Con la prenotazione. Vediamo un po' tra i commenti, c'è chi si è Andresino 98 che saluto, recuperone cosa di tutta la filmografia di Spielberg, cominciando dal Afterlife. Di Claudia, recuperone di Claudia. Recuperone di Claudia, sì, nel minuto. Non c'è confronto fra i tre, Spielberg superiore, Lilia. Hai capito, non c'è confronto addirittura, però c'è chi interviene, Federico Imola, Martin Scorsese anche, certo. Era da me, diciamo che si poteva tenere in considerazione. Poi, quindi, round numero 2, qual è la domanda? Subito con un film che non mostrerà i segni del tempo nemmeno fra 100 anni. Oddio deve esserci sottofondo tan tan. Vi devo spremere, devono esserci queste belle domande decisive. Claudia c'ha già la c'ha già la risposta, no, non lo so, subito, al momento, vabbè dai, quella che ha più catturato il tuo cuore proprio, okay. Okay. O dobbiamo lasciar fermentare, ce n'è uno? Di pancia, proprio è molto particolare. Vai sul particolare, però, perché allora, no? Sono tutte le mie idee. Tu sei sempre sul particolare alternativo, tu tiri sempre fuori la bomba, vai. siamo in pensione. Allora, il film è Rullo di tamburi. Vai, ok, Rullo di tamburi. Oh. Giuno. Giuno. Cose. Oh, Reitman, Giuno. Chi è che non è mai rimasta incinta? Chi non ha mai sognato di rimanere? No, vabbè. Ok, però è da lì che ho cominciato poi a apprezzare, ovviamente, giustamente, Ellen Page e lì la carriera avviata, quello sicuro. Bene, Giuno se l'hai prenotata. Claudia, Giulia, cosa ci proponi? Che brutta! Questo veramente è ignorante. Come ignorante? È ignorantissima, è cattiva. Ah, è cattiva e ignorantissima, ok. Ci sono 38 spettatori che ci seguono e attendono le risposte. Infame. E dai, darmi pure dell'infame in diretta live. Dai! Se no passo a Paolo, tanto mica ruberà la tua... Come? Passiamo? Passa un attimo a Paolo. Passa un attimo a Paolo. Io sono indeciso tra tre. Sono indeciso tra tre film. Non mi fare questo, Paolo. Lo so. Non mi fare questo. Non ti incastrare in questo dilemma. Dico. Dai. 2001 di Odissea nello spazio. 2001 per Paolone. E va a scuotere le fondamenta della live. Intanto poi, Giulia... poi quando avrà risposto la nostra carissima Giulietta, dirò quali sono gli altri due film, però li posso dire, tanto se non... Dai. Come?
Facciamo allora, Inception. Inception per Giulia. Quindi Nolan poteva essere una palpabile risposta del round precedente? Tra i film e i registi migliori? Però, intanto, devi cominciare, Claudia, con i 3 minuti a disposizione. Via. Chi non ha mai sognato... No, sto scherzando. No, questa non te la conto, Sto scherzando. Vai. Però un fantastico film del 2007, uno dei miei film preferiti in assoluto, tra l'altro, wow, con la fantastica Ellen Page, che sembra veramente una sedicenne, che però lì aveva già tipo 27 anni, quindi è allucinante. Però è un film che, secondo me, è perfetto, soprattutto per l'America odierna, che ancora vede questo fenomeno delle ragazzine, delle minorenni che rimangono incinte, perché purtroppo ancora c'è questo piccolo problema, questo piccolo tabù del sesso. Non so se posso dirlo nella live, se sembra ancora qualcosa di allucinante. No, tabù lo puoi dire. Tabù lo puoi dire, sì. Purtroppo c'è ancora in tutto il mondo, in realtà, questo grandissimo tabù del sesso, che quindi non dà le giuste informazioni agli adolescenti. E Juno è esattamente la rappresentazione di quell'America lì. Eravamo nel 2007 quando è uscito il film, ma ditemi ancora adesso se non va avanti il programma da cui poi è stato ispirato, in realtà, cioè si è ispirato a Juno, 16 anni incinta. 16 anni incinta. 16 anni incinta. Quindi questo vuol dire che questo grandissimo tabù è ancora tanto presente, e questo film dovrebbe servire proprio per lanciare questo messaggio, per portare un pochino più di attenzione sia nelle ragazze ma anche nei ragazzi, stiamo attenti, in questo argomento così delicato, soprattutto perché poi si va a parlare di bambini. Buono. Attenzione e sensibilità da rivolgere a questi temi scottanti. Scottanti, non dovrebbero essere scottanti, ma avvicinarsi, contatto. Va bene, abbiamo capito. Ottimo punto che hai riportato. Giulia, con Inception, 3 minuti. Via. Ok, è una diagnosi della mente. Nolan fa assaporare i contenuti più inconsci e più profondi della nostra psiche, per quale motivo non verrà mai dimenticato? Innanzitutto perché l'umana tendenza è quella di conoscere, come dice Aristotele, sempre il più possibile chi siamo, da dove veniamo e soprattutto con cosa ci confrontiamo giorno per giorno. Innanzitutto la nostra mente è qualcosa che ci affatta. È qualcosa di tremendo e affascinante, insondabile, ma allo stesso tempo l'oggetto più oscuro di ricerca dell'essere umano. Non scomparirà Inception proprio perché è questo, il nucleo tematico fondamentale del film è la possibilità di riuscire ad entrare nella mente delle persone, riuscire a controllarle. La manipolazione è purtroppo uno dei temi cardine e fondamentali della nostra esistenza attuale. Oltretutto, un motivo per il quale non scomparirà mai è sicuramente la sua colonna sonora. Ricordiamoci che il film è esattamente calibrato sul tempo della canzone Genere Gratrion di Edith Piaf, che è una delle cantanti e artiste più sensazionali della sua epoca, e soprattutto per il tipo di narrazione veicolata dall'inizio alla fine. È impossibile staccare gli occhi da quello che accade, è impossibile staccare gli occhi dalla coscienza e dalla crescita umana, del nostro intelletto e del nostro corpo. In 1 minuto e 22, signori. Ok, 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 ingraniamo la marcia. Paolo però ci tira fuori dal cilindro il 2001 di Sir Stanley Kubrick. Allora, qual è il tuo motivo? 3 minuti. Che 2001 Odissea nello spazio sia un capolavoro, non devo certo essere io a dirlo. Un film che ha rivoluzionato al 100% il modo di fare cinema. Sarebbero tantissime le carte in tavola proprio da gettare sul banco per lodarlo, dall'aspetto proprio idealistico. Il film di cosa parla? Parla dell'identità dell'essere umano, della scoperta del destino, della paura dell'ignoto. Ma se poi andiamo anche negli ambienti, no? Del tecnicismo, dell'aspetto tecnico, penso che gli effetti speciali, la ricostruzione dell'astronave, tutti effetti che tuttora non sono mai invecchiati. Te guardi 2001 Odissea nello spazio e sembra un film che è stato fatto tra un mese, quindi che è stato fatto nel futuro, perché non perde mai un pelo. È un film che parla dell'intelligenza artificiale. Nel 1968
Stanley Kubrick e Clark sapevano già che prima o poi l'intelligenza artificiale, il computer, avrebbe preso il sopravvento sull'essere umano. Ai tempi si poteva ridere, si poteva dire, ma cosa state dicendo? Eppure al 9000 è la rappresentazione dei computer, che oggi in un mondo, non dico come quello di Matrix, ma oggi i computer sono disposti a fare tutto. Oggi bisogna avere paura alle informazioni che lasciamo sul web. Oggi il web è un po', sì, la rete dove navighiamo, ma è anche la rete dove noi esseri umani possiamo restare attanagliati senza saperne uscire. 2001 Odissea nello spazio è un film che all'inizio è stato criticato da tutti perché, come le grandi cose, non vengono capite. Infatti ai tempi si rideva, ai tempi si diceva che fossero filmetti di fantascienza e che 2001 fosse uno di questi. Eppure 2001 è un film che si insegna nelle scuole, un film che verrà ricordato ieri, oggi, domani, e tant'è che questo film ha creato anche la paura, il mistero dell'ignoto, la leggenda. Si pensa che l'allunaggio non sia mai avvenuto e che ci sia Kubrick dietro, e questo grazie anche a 2001 Odissea nello spazio. I motivi sarebbero ancora tanti per lodarlo, però penso che basti citare il regista Stanley Kubrick e poi potrei stare zitto anche nei round successivi. Ma che te l'eri già preparato a tavolino? Mi dai questa impressione? Me l'ero preparata a divano, perché sono sul divano, a tavolino no. Ma ok, Kubrick ti è rimasto qua dalla prima domanda. Sì, Kubrick, lo devo tirar fuori. Kubrick. Dove lo devo inserire? In questa live ci vuole. Kubrick. Il tic, Kubrick. Allora, Claudia, ritorniamo al minuto aggiuntivo, tutto tuo. Allora, innanzitutto è un film che ha vinto migliore sceneggiatura originale, e questo comunque qualcosa vorrà dire nel mondo del film. Era la spogliarellista Diablo Cody, no? La spogliarellista Diablo Cody, no? Sì, e poi... Ragazzi, è aperta da sola la porta. Vai. Abbiamo una fantastica musica pop country che aiuta il tutto ad essere molto più giovanile, ma soprattutto abbiamo una finestra sulla realtà, che è una cosa importantissima, perché abbiamo delle famiglie non assolutamente classiche. Abbiamo una famiglia allargata, che è quella di Juno, perché c'è la mamma che non è presente, sposata con altri figli, il padre che si è risposato e ha un'altra bambina. Lei stessa darà suo figlio ad una donna che rimane sola. Quindi, più moderno di così, sicuramente potrà andare avanti ancora per tanti, tanti anni. Ti ho interrotto su più bello o avevi finito? No. A posto? Buonissimo. Bene, te l'eri impostato mentalmente. Ormai siete navigati in questo format. Giulia, passiamo in Inception, un minuto per te. Ok, Inception è un ecosistema cerebrale, c'è un'analisi del sogno, credo che sia l'unico vero Matrix dopo Matrix, con la differenza che invecchierà sicuramente meglio per il tipo di tecnica che è stato impiegato. La finzione e la realtà sono due termini dicotomici, quindi una sospensione ancestrale della realtà e dell'essere umano, e per questo irrisolvibile e risolubile, e soprattutto tra 100 anni ci staremo ancora chiedendo se la trottola sta girando o meno, e quindi se siamo nel sogno o nella realtà. Ok, proprio la metà del minuto a disposizione, ok, come si dice, on fire. E Paolone a chiudere con un altro minuto. Vai Paolo. Io penso che se non ci fosse stato Kubrick non parleremmo nemmeno dei film che hanno citato le nostre due ospiti di puntata, perché Kubrick è stato il maestro assoluto, specialmente per Nolan. Addirittura si dice che Nolan possa essere il nuovo Kubrick. Sinceramente questa risposta non voglio darla io, ma questo fa già capire che se non ci fosse stato Kubrick, Nolan forse sarebbe stato al mare, non a luglio ma a giugno. Ok, questa era una battuta brutta. Cioè, hai voluto collegare tutto, un macro universo. Se si pensa solo anche allo spavento che ha causato un film che non doveva essere horror, io penso che il finale di 2001 Odissea nello spazio lasci a bocca aperta per la paura dell'ignoto, la destinazione senza una meta dell'essere umano che vaga nell'universo. Immaginiamoci di essere spettatori in sala all'epoca. Se il film funziona ora, figuriamoci ai tempi, su questo schermo e questa meraviglia, la meraviglia dell'ignoto. Un film che dovrebbe essere preso come punto di riferimento dai registi di oggi di film horror, eppure non è un horror perché vabbè, avete capito, e perché rimane nell'ignoto. Vedi come la tua vita, non sapremo mai che cosa stavi dicendo. Verissimo. Mamma mia, vabbè, dai, magari a fine live, dai.
Esatto. Okay. Via. Nel post live, così non lo facciamo sapere agli spettatori. Nel post live chiudiamo tutto e poi ce lo dirai, Paolo. Allora, bene, e vai. Siamo giunti anche alla fine del secondo round. I punti che più mi hanno interessato di Claudia. Ottimo il tema che hai voluto mettere in evidenza in Giuno, con quindi questo seguito che ha avuto il film, con varie riproposizioni poi alla TV. Devo dire, un bel punto da porre in evidenza, una finestra sulla realtà. La sceneggiatura, poi va bene, i vari premi che hai elencato nel corso del minuto. E benissimo, intanto Claudia con questa spiegazione. Ed esamina. Giulia, ecosistema cerebrale, molti in chat a mettere i cuoricini sul tuo, su questa tua uscita, ecosistema cerebrale, li hai stesi tutti, però intanto la diagnosi della mente, benissimo, però che è successo? Siri che mi risponde addirittura, cioè c'è un 2001 che si trasferisce nel mio cellulare. Prima Cortana e ora... Sì, prima era Cortana, quando vi stavamo aggiungendo. Mi sono spaventata, devo dire. Allora, oggetto più oscuro e misterioso la mente, che viene sviscerata da Nolan, con la manipolazione al centro delle vicende, e il tutto viene calibrato su una colonna sonora molto, molto ormai iconica, che risuona nelle nostre menti, nei nostri cuori. Hans Zimmer al top della sua forma, poi. Qual era Time? Time è il suo brano, quello iconico, dai. Non diciamo appunto fesserie, perché è quello il brano iconico che rappresenterà da qui in avanti, ormai. Inception, il film più chiacchierato, più discusso di Nolan, prima di un Interstellar, quindi sono sempre stati Inception e Interstellar, e chissà poi Tenet. Paolone, 2001, intanto faccio un... si aggiudica il secondo round Paolo. No, faccio così, aspetta, hai visto? Non mi affido alla votazione del pubblico e faccio tutto io di mia spontanea volontà. Paolone, 2001, io una recensione in 3 minuti di 2001, neanche dal frusciante, mi hai stupito, cioè non serve neanche elencarti i punti, io veramente non so come fa. No, va bene, scusami, no, sono rimasto stupito per quello che hai potuto dire a braccio su 2001 e condensarlo in quello che neanche erano 3 minuti, perché hai interrotto prima. Però un film fatto nel futuro, non l'avevo ancora sentito, che siamo un film fatto nel futuro, mesi più avanti. Sono delle uscite che hai fatto molto buone, e poi hai messo in evidenza il tema dell'intelligenza artificiale, il computer che prende il sopravvento. Ottimo questo, e poi nel minuto aggiuntivo hai detto se non ci fosse stato Kubrick, altro che Nolan, in sostanza, e quindi l'hai conclusa anche bene. Comunque, una cosa che voglio dire è che... I due altri film? No, a parte gli altri due film, io voglio fare i complimenti a Claudio e Giulia, perché mi trovo veramente in difficoltà e sono bravissime, quindi... certo. Hai visto? E gli altri due film, comunque, te li dico, erano Arancia Meccanica e 8 e mezzo. Quindi un altro... Ah no, 2001, Arancia Meccanica, ok. 8 e mezzo, ero curioso. Chissà come te la saresti cavata. Con un 8 e mezzo. No, dai, ti prego, basta. Round numero 3. Cominciamo. Questa volta a disposizione è Giulia. Si prenoterà per prima con la risposta, poi Paolo e poi Claudia. Il punteggio è 1, Paolo 1. Giulia recupererà col terzo round. Lo scopriremo presto. Andiamo con round numero 3, e questa dovete alzare le mani. Allora, io vi voglio vedere così. Alzate le mani, ragazzi. Ok? Che dici? Se prima ero perfido, la migliore attrice premio Oscar fra Emma Stone, Jennifer Lawrence e Natalie Portman. Vabbè. Tra quelle che comunque si sono fatte valere, ho escluso Brie Larson, che ancora deve carburare. Tra quelle, appunto, quelle più giovani che hanno ottenuto la statuetta negli ultimi anni. Visto che era la somma delle puntate precedenti, io ho dovuto tirare in ballo anche ancora gli Oscar. Però questa mi era piaciuta, perché ho selezionato accuratamente i nomi e i volti che erano allora promettenti. Adesso si sono fatti la loro carriera. Però cominciamo da Giulia. Cosa sceglie? Qua è più un pescare, no? Perché adesso il mio format è anche strutturato così. Nomi o titoli, e voi pescate dal mazzo. Guarda, allora, c'è un riferimento che devo fare per forza.
ti direi forse per il tipo di prestazione che mi ha fatto più specie tra le tre, Emma Stone, ma ti dirò Natalie Portman perché ho un sentore diverso. Niente crush, è un sentore diverso che non è crush. No. Benissimo. Abbiamo Paolone. Tra Emma Stone. Non serve neanche mettere in tensione Emma Stone. Allora, Claudia, ti va bene una Jennifer Lawrence? Non stavo pensando che... Eh? Sì, certo. Va bene Jennifer Lawrence, dai. Vanno bene i titoli da citare, va bene esaminare qualche sua performance, va bene tutto, sapete che non ci sono regole, non ci sono limiti. 3 minuti a disposizione per Giulia, colpiamo a fondo. Yeah. Ok, allora, in realtà io ho scelto questo tema, cioè questa personalità, non perché sia una delle mie attrici preferite, anzi, credo che tra le tre sia la meno promettente, quindi vado un po' controcorrente contro me stessa. Cito Natalie Portman perché secondo me con l'Oscar è arrivata al culmine della sua carriera perché è riuscita esattamente a vincere avendo la stessa età di quando ha interpretato il suo primo film Il Leon nel 94, nel senso che la sua massima performance attoriale secondo me è stata poi la prima con Leon nel 94, l'unico ruolo dove secondo me effettivamente Natalie Portman era calata nel personaggio, interpretava esattamente un personaggio al culmine tra l'amore e la morte. E la riproposizione del suo Oscar con Il Cigno Nero di Aronofsky secondo me è l'incarnazione di quello che lei è stata poi per tutta la sua carriera artistica, ossia una bambina. Quindi ritornare al fanciullino che c'era dentro di lei per manifestarsi da adulta, riprendendo un po' quello che è stato il suo percorso dal 94 in poi, secondo me sancisce non solo l'opera fantasmatica che è quella di Aronofsky, ma proprio la sua performance all'interno del film che poi l'ha portata alla vittoria del premio. La sua espressione è invariabile, invariata dal primo film fino all'ultimo, ma secondo me è una consacrazione più che dovuta al punto del quale lei non può spingersi oltre, secondo me. Quindi credo che tra le tre sia quella che ha incarnato meglio la mia idea di Oscar meritato. Benissimo, non può spingersi oltre. Buono, si può comunque esaminare anche la loro filmografia. Cioè, va bene anche soffermarsi sul premio ottenuto, le ragioni dietro al premio. Però comunque anche altre performance, come mai la ritenete valida? La vostra scelta. C'è ancora il minuto aggiuntivo, ancora round 3, il minuto ancora a disposizione dopo. Quindi Paolone, Emma Stone abbiamo. Pronti con i 3 minuti? Abigail Masham nella Favorita di Lanthimos era una cugina che arrivava a corte, sembrava la più sfigata di tutti e poi ha preso il potere. Emma Stone è un'attrice che ha iniziato la sua carriera con Superbad, Tre menti sopra il pelo. Ha fatto film come La rivolta delle ex, Sotto il cielo delle Hawaii e poi ha cantato Sotto il cielo di Hollywood in La La Land. È un'attrice che ha dimostrato tutta la sua bravura. Ha dimostrato una carriera eclatante. Non è rimasta la Gwen Stacy di The Amazing Spider-Man, ma allo stesso tempo ha lanciato delle ragnatele nell'alto della cinematografia, dimostrando di essere non solo un'attrice, una ballerina, una cantante, dimostrando interpretazioni sensazionali. Ha saputo anche buttare Joaquin Phoenix da un ascensore e forse dopo il Rational Man Joaquin Phoenix è diventato Joker perché aveva picchiato la testa. Non penso ci sia da dire. Ok, ok. va bene. Giulia sta meditando, che tattica. No, ragazzi, sto un attimo fuori focus, a parte che non vi sento, sto un pochino in ritardo. Proprio di zero. Sì, quindi mi arrivano dopo le battute. Ok. Allora, Paolo, non sono riuscito a trascrivere nulla. Mi ero rimasto ok, hai fatto il crossover. Allora, Claudia, Jennifer Lawrence, tutto tuo, 3 minuti. Riesce a vincere questo bellissimo Oscar, tra l'altro scivolando dalle scale, quindi per questo già è meravigliosa. E grazie al lato positivo, che secondo me è riuscita ad interpretare veramente veramente bene, perché si tratta di un film non semplice, dato che parla comunque di problemi psicologici. Abbiamo il problema
del bipolarismo che ha il protagonista, se non sbaglio, poi c'è lei che dopo la perdita del marito impazzisce totalmente e Jennifer Lawrence riesce a ricreare questa donna distrutta che cerca di ricrearsi attraverso però la promiscuità in un certo senso e l'unico uomo che non va a letto con lei è quello giusto, fino alla fine sarà quello giusto. Perché Jennifer Lawrence è la migliore? Perché si meritava questo premio Oscar? Perché ha mostrato con una grande naturalezza un lato positivo, un lato veramente molto, molto difficile da mostrare alla società odierna, ovvero le persone con problemi psicologici molto, molto seri. Ed è riuscita a renderlo anche in modo naturale e molto leggero. Ci siamo? Buono. Sì, sì. E dai, ma non sparire tu campanella, vai. Ok, brava, riprenditi. Ritorniamo al minuto. Passiamo la palla a Giulia con la Portman. Vai col minuto. Allora, anche in questa domanda sarà molto breve. Natalie Portman per il suo premio Oscar, perché incentrerò la mia trattazione solamente sul premio Oscar, visto che è l'unico forse dove veramente mi ha colpita, si è incrinata più volte le costole, si è prestata al servizio della danza, nonostante tutte e tre le attrici abbiano poi mostrato queste abilità, forse è stata l'unica a declinarlo nel dramma dell'ossessione, nel dramma della perfezione, un po' come quello che dicevo prima, la tendenza umana ad essere sempre vicini alla tentazione di essere tutto ed essere carne ed essere spirito e cercare di fonderlo all'interno dell'arte che è poi la massima implicazione nel cinema. Ok, buono. In 40 secondi. Adesso Paolo, devo riempire questa pagina vuota perché mi avevi scombussolato prima. E vediamo un po' il crossover dove va a finire. Vai col minuto. Io non so bene l'inglese, però so che stone in inglese significa pietra. Infatti lei è la pietra miliare delle artiste della nuova generazione di Hollywood. In inglese stone significa anche calcolo, e facendo un calcolo lei è riuscita a piazzarsi, a dimostrare di non essere magari l'arrampicamuri insieme al suo amato Peter Parker, ma essere anche molto di più. E per terminare, stone in inglese significa anche lapide, che è quella che ha messo di fronte a Natalie Portman e a Jennifer Lawrence. Basta analizzare il nome e cosa? Cosa? Ok. È vero che comunque nel minuto aggiuntivo potete appunto contestare le altre scelte, però questa non me l'aspettavo proprio. Va bene. Claudia vorrà controbattere, dai. Andiamoci sul pesante. Tiriamo giù le carte, scopriamole. Un minuto anche per te. Ma certo, vado con una cosa, con una chicca proprio di gossip. Non vi fidate del fatto che dicono che le puzzi l'alito. Cioè, ma dai, ma poverina. Ma che ve ne frega. Cioè, voi dovete guardare soltanto quanto è brava a recitare, quanto è naturale, ma soprattutto anche le sue abilità sportive e fisiche, perché ricordiamoci che è stata anche una delle protagoniste di X-Men, ma soprattutto... Tutto. Hunger Games, la ragazza di fuoco, ragazzi. Ragazza di fuoco che va a lei. Che va a demolire, il fuoco va divampando, divampa, scatena la rivolta contro le altre due attrici. E chiudiamo così. Grazie. Eh beh, perché ci stava la chiusura alla Paolo, no? Lui con la lapide e lei con il fuoco. Benissimo. Mamma mia, il terzo round. Si dovrà aggiungere poi... Dov'è l'ospite d'eccezione? Che la sto cercando con la lente di ingrandimento. Vediamo un po'. Adesso, prima di cimentarmi nei punti che ho riportato qui nelle mie pagine del taccuino, abbiamo Fabbrica KVLT. Paolo Amalia convince, potrebbe vendere aspirapolveri e mi convincerebbe a comprarli. Ok. Io sono contento di questo. Perché perché poi mi rendo conto delle cose che dico, io vado a macchinetta, però vabbè. Sì. Vai a macchinetta e non te ne rendi neanche conto. Dopo più che altro, non vorrei aver detto anche delle cazzate, speriamo di no. Allora, poi... Ok, poi non ci sono stati più interventi, o stanno cominciando?
Paolo Cooper, come attrice preferisco Jennifer, ma Giulia ha esposto il tutto al meglio, voterei Giulia. Ma... Voto adesso ci arriviamo, perché la Giulia, con la scelta azzardata, quindi, la Portman per una ragione specifica, che volevi proprio soffermarti sulla performance del Cigno Nero. Ottimo come è sfruttato il minuto poi conclusivo. L'unica che si è prestata poi al ballo, ma al ballo come declinazione nel dramma dell'ossessione. Ottimo spunto da analizzare per il Cigno Nero, perché poi ovviamente prende il sopravvento il lato thriller e del body horror, perché no? No? Giusto? Certo. Ok. E quindi ci siamo anche con questo punto da trattare, egregiamente, devo dire. Brava, in un minuto a disposizione. E poi ritorna il lato fanciullesco, la bambina della Portman, in questa performance. Buono, anch'io considero poi Leon la sua miglior prova. La sua premio Leon è magistrale. Paolo, io ho scritto solo due righe della tua argomentazione. Ho scritto stone, pietra e lapide per le altre attrici. Ho scritto questo, ok? Quindi adesso devo ancora elaborare i dati che mi hai fornito. Claudia, Jennifer Lawrence, l'introduzione, come è cominciato? Scivolando dalle scale. Io pensavo che da quello spunto, scivolando dalle scale, poi è risalita. Non lo so, cioè, magari la metafora di mezzo. Okay. Come la finisci? Poi è riemersa. Ok, però va bene. Però ha mostrato il suo lato positivo, no? Avevi detto. Il bipolarismo, molto sensibile da trattare, però con leggerezza, con la dovuta leggerezza, per accaparrarsi poi l'Oscar. Non la posso aggiungere adesso, che la vedo in background, vero? La aggiungo dopo. Guarda come ride. No, però non ti metto adesso. Arriva, quando arriva il banner round 4. Perché deve esserci il voto, devo concentrarmi. Il round 3, chi lo vince adesso, dopo aver analizzato tutti questi punti riportati? Però scusa, non ti sei segnato l'alito puzzolente, era la parte più importante di tutto il mio l'alito discorso. Puzzolente, sì, cioè, esatto, scusa, esatto. Un alito puzzolente, ma la sua performance, le sue prove attoriali, da giudicare, ma stiamo scherzando. Certo, c'è stato l'inserto gossip, doveroso. Sì, allora, adesso è un nuovo film, l'alito positivo. l'alito di fuoco. L'alito di fuoco è già, poi ritorna ancora sotto i riflettori col gossip che ancora circola. L'alito di fuoco un po' ambiguo. Benissimo. Allora adesso siamo. Sono indeciso fra Paolo e Giulia. Ok, questa è la premessa. Ok. Paolone mi ha concluso con la lapide. Chiedi alla chat, se no fai uno strappo alla regola. Strappa la regola? Guarda che anche la chat è indecisa fra i due. Quindi è inutile. È inutile affidarmi alla chat. L'ho già vista. Vabbè, però almeno la chat, io so assai, però almeno la chat potrebbe... No, la chat mi perdo ulteriormente nella rete, fitta rete di queste opinioni che sono indecise. Non riescono a sbilanciarsi. Jack Burton, madre che alito. questa ha vinto su tutto, madre che alito. Riscriviamo tutti, l'alito puzzolente che ammazza un battaglione di zanzare, ci sarebbe, ci vuole la Lawrence. No dai, per come si è espressa. Allora Paolone è andato sulle battute ad effetto, è andato di prepotenza. Però la Giulia, con la scelta azzardata, se l'è cavata molto bene. Assegniamo il punto a Giulia. Grande Giulia. Quindi 1-1-1. Caspita. Ancora, era una bella triade, ragazzi. La triade con lei. Abbiamo detto, no, non è molto rilassata come la semifinale, Giulia, come l'altra semifinale, no. Però equo ancora. Abbiamo quell'aspetto, no? Equo che emerge. Poi ci stanno le pizze da destra a sinistra, ogni tanto te giri. Con queste battute, queste uscite, attenzione, con i marroni. Quindi penso che sia tutto tranquillo. Poi arriva Paolo e fa: sì. No, perché Davide c'è, va a messa la. Allora, Paolo, intanto, banner, sì. Round numero 4, domanda di riserva. Questa volta argomentazione in 30 secondi.
e poi 30 secondi aggiuntivi e aggiungiamo l'ospite d'eccezione, la mia cogiudice, anche nella finalissima, vero zì? Allora. Ciao. Grazie. Per 4 puntate, rimasta qui, la colonna portante. L'ho fatta, sono arrivata alla fine. Ci siamo, alla chiusura finale di stagione del Cine Durlanti. Allora, che potevo mancare all'appuntamento? Allora, round 4, abbiamo detto 30 secondi, la disposizione è Paolo, Claudia eccoci. E Giulia, di nuovo. Come eccoci? No, vai. Mamma mia, 1-1-1 i punteggi, abbiamo detto. Paolo, intanto segno qua, devo disporre bene. Paolo, Claudia, così ho poi da trascrivere. E Giulia. Il numero 4, decisivo anche questo. E meno male che è subentrata la Vero, perché questa è una domanda che sarà spericolata e spassosa. Questa si preannuncia spassosa. Scegliete un solo film da cancellare dalla faccia della terra, di quelli proprio basta, dimentichiamocelo al più presto. È proprio diretta, deve essere quella che vi ha stesi e bisogna rimuoverlo da qualsiasi piattaforma, collezione Blu-ray, DVD, toglietelo di mezzo, basta. Sono quelle domande decisive da round finale finalissimo. Aggiungerei già da subito, ovviamente non film che nessuno conosce. Cioè, magari un film che è già... è vero, come l'altra semifinale? Come l'altra semifinale che avevano scelto, film su Prime? Esatto. Ok. Sì. Cioè, un film che è già... che è brutto, però nessuno lo conosce. Cosa devo mettere? Mainstream? No, cioè, non lo so. Potrebbe essere un po' più... In generale. No? Vabbè, in generale, dai. In generale. Paolo? Lo so, non ce l'ho ancora. Niente, sono a punta della lingua? Niente, Sì, c'è... Si può passare? Tanto posso Andrea Bugione? Qualsiasi di Michael Bay? No, perché capito, se deve essere eliminato dalla faccia della terra, deve essere proprio scabroso, Michael Bay, c'è cioè, a chi può piacere, deve essere proprio una cosa come ad esempio ce l'ho, io ti direi Alex L'Ariete. Alex L'Ariete. Il risotto con le erbette è il mio piatto preferito, giusto? Alex L'Ariete. Claudia, ce l'ho. Sì. Cats. Ai. Il rimonto, chiaramente. Vero, ci ha stesi con Cats. Come facciamo adesso? Vediamo. Ok, Giulia. Non mi dire quello che hai visto ieri, perché sì, siamo stati... No. L'hai neanche visto tutto, 365 giorni, ecco, lo mettiamo... Anche in chat lo stanno riportando così a profusione, 365 giorni. No, io l'ho smesso, te lo dico, l'ho smesso tipo al 16º-17º minuto, era troppo per me. Era troppo, infatti. Quello è proprio il peggiore in assoluto, sarebbe stata la mia di scelta. Sto continuando a promuoverlo in altra maniera. Però, vai, Giulia. Allora, io sono indecisa, perché o vi prendo uno big e mi sfregiate, mi cancellate dalla live, mi mandate subito via, oppure big? Ti dico, sì, o ti dico un big, oppure ti dico, vado sul sottotono, perché secondo me... Quello insipido, non quello disastroso, insipido, o il sottotono, no? Ti dirò il sottotono, allora io ti dico Casa Disney, ok? Ok. Claudia lì, quali titoli? No, stai tranquilla. Toy Story 3. Ok, vai. Ti direi Pocahontas 2, ok. Pocahontas 2, però. E sequel Disney, a colpo sicuro, Va bene. Abbiamo 30 secondi per ricapitolare e poi... Altri 30 secondi con una domanda magari più specifica. Che si aggiungerà poi, vero? Vediamo. Okay, intanto lei la va a formulare, tanto che ci forniscono i 30 secondi di spiegazione. Paolo, Alex, L'Ariete, via. Michelle Hunziker era accusata di essere una serial killer che deve essere scortata, e poi ci saranno i malviventi perché alla fine lei è innocente. Michelle Hunziker, serial killer, già qui il film Michelle Hunziker, serial killer, ragazzi, con Alberto Tomba che la scorta, si fa recitare Alberto, che infatti con
questo film al cinema, il cinema lo fa morire, infatti Alberto tomba, basta, questa è una pistola e spara. Grazie, pensavo annaffiasse le piante. Grazie. Ok, ok, ok. No, è vero, ci stavi ancora nei 30 secondi. Buono. Alberto Tombo uccide il cinema e quindi tomba. Va bene, sì. Ho cercato di trascriverlo con fatica. Polmoni iniziano a partire. Cats, Claudia, è tutto tuo. Vediamo in 30 secondi cosa ci tiri fuori. Era un musical tanto carino. Quello a Broadway, quegli attori belli, truccati, me l'hanno trasformato in un horror. Cioè, dai ragazzi, la computer grafica non era pessima, di più, c'è i gatti che camminavano così velocemente con quella computer grafica così. Io mi sono spaventata quando ho visto il gatto là passare. Cioè, è stato orribile, ma a parte questo, c'è un'altra cosa che è veramente allucinante, ovvero Taylor Swift nei panni di Bomba Lurina che fa tutta la sexy e poi non si sa manco muovere. No, ragazzi, no. Cosa mi hai fatto ricordare? Era meglio stoppare prima. Mannaggia. No, più che altro la Rebel Wilson. Madonna. Porca, togli la pelle. Bellissimo. Oh, che si toglie la prima pelle di dosso. Vabbè. Due volte. Basta. Due volte. Oh, ma te lo sei recuperato su YouTube, vero? La no, scena, perché è ah, ecco, mamma mia. E passiamo a Pocahontas 2, Giulia. Vai, illuminaci sulla questione. Io. Se non sei Toy Story, non ti puoi permettere i sequel. Pocahontas è l'esempio più sfacelo del sequel all'interno della Maison. Posso dire con assoluta certezza che non c'era bisogno di una riscrittura inutile e fuorviante sulla storia, che è una storia manipolatrice, del tutto inesatta e irreale. Soprattutto, chi è che abbandona John Smith per uno brutto che non esiste né in cielo né in terra? Non è un principe. Non è un principe, non è neanche in una categoria umana. Non si abbandona John Smith così. Lui è il nuovo sonno. Non si abbandona John Smith, bello, l'ho sottolineato diverse volte. Giusto, no. Caspita, fate sentire la voce. Non si abbandona John Smith, quel manzo. Ma stiamo scherzando? Scusami. Bell'uomo che ti ritrovi. Ma come fai ad abbandonarlo? Paolone, adesso intervento della nostra co-giudice. Allora. Cosa vuole aggiungere? Perché molto simile a una domanda che ho già fatto. Perché... Sì. Preferireste guardare gli altri due film piuttosto che l'altro? È vero, puoi anche riproporla come domanda. L'avete sentita tutti, capito? Sempre. Vi permette di fare un po' buchi negli argomenti delle altre persone. Sì, esatto, perché sennò stanno sempre nel loro orticello, no? Vero? Esatto. Bisogna estendersi. Allora, perché preferire gli altri due film, Paolo con Cats, rispetto a Alex Larriete? Dai, ti voglio sentire. Ma ragazzi, un film che parla di uno che viene chiamato l'Ariete per come riesce a sfondare le porte, ma io vedrei più volentieri anche veramente Rocco invade la Polonia, ma stiamo scherzando. Pocahontas 2 sarà brutto, ma almeno Pocahontas fatta bene, cioè Cats, è ovvio che lo guarderei col Cats, però allo stesso tempo è un film comunque dove si parla di un grande regista dietro, che poi ha sbagliato il film, ma è sempre un grande regista. Tomba, cioè fatta tomba, sì. Cioè, basta, cioè, capito? Basta. Ok. Ok. Ai. Vai, non ci distruggiamo polmoni e mascelle. Intanto, Claudia con Cats, anche questa ti devi difendere bene, perché potresti preferire gli altri due? Potrei preferire gli altri due. Uno, perché il film di Paolo non l'ho mai visto e quindi non posso giudicarlo. Quindi questo ci sta tutto, è tranquillo. Ma poi soprattutto Pocahontas, perché non va giudicato così male? Perché è tratto da una storia vera, soprattutto la parte 2 è ispirata alla storia reale della vera Pocahontas. Quindi questa è una cosa importante. Sarà noioso, però è una storia vera. Invece di Cats, ma scusate, voi avete mai visto dei gatti volare? E non è che dico volare, cioè nel senso gli uccellini, le cose. Uccidersi in aria. Perché... no, ma non toccano terra perché la CGI è fatta proprio male. Cioè ci sono questi gatti che camminano nel nulla e quindi, cioè, ragazzi, non va bene. Anche il regista cammina sul nulla. Scusate. Ok. Qui so Cats amari, eh?
Sì, allora, mamma mia, e io come facciamo a decidere? Per questo che è intervenuta la cogiudice. Mamma mia, se no devo sudare freddo io da solo. No, vai. Pocontas 2, manchi tu, Giulia, 30 secondi. Allora, io la prima cosa che ti dico è che in Alex Ariete c'è quella gran topona di Michel Hunziker. È possibile che uno non se lo vede il film della topona di Michel Hunziker. E secondo, veramente, Cats, almeno, perlomeno, c'è un'idea di coreografia, di musicalità, per quanto fatta malissimo, però dici, vabbè, dai, vado al cinema, mi becco queste due ore di musical, non devo fare niente, devo solo sentire le canzoni, metto in pausa. In poca conta, se devo stare pure a guardare la trama, gli inciuci, e devo vedere che viene ribaltato completamente il senso della mia infanzia, non ci sto. Cosa vi hanno detto? Abbandonare John Smith? Non se ne parla nemmeno. Impossibile. Allora, ok. John Smith è MXS dei tempi nostri, capito? No, dai, Andrea Agnarluz, lo metto, però non voglio essere bannato da nessuna parte. Porca ondas, lo sapevo. Dai. Però sì, l'avevamo tutti chiamata così, dai, insomma. Vediamo un po', poi. Fabbrica KVLT, anche il Super Mario Bros. Ragazzi, ma ci dimentichiamo Dragon Ball il film. Dragon Ball Evolution, anche quello, ragazzi. Non Evolution, quello... Ma ti ricordi? C'era Dio Bono, il genio della tartaruga, come si chiama? Sembrava l'attore porno, come si chiamava? Va bene, lasciamo Chong fare. Fat, mi ricordo l'attore, Chong Wun Fat. Però esatto, sì, aveva fatto... Maestro Muten, ecco, Muten. Mamma mia, anche lì con le riviste zozze. Ma poi, sì, vi ricordate la scena di Dragon Ball in cui c'è lì Bulma, chi era, e lui gli andava lì? Così, sì, cioè, lascia perdere, per favore, basta. Ma però... box office con greggio? Ma meglio di Dragon Ball, meglio di Dragon Ball. Dai. Ma no, io ve la tiro lì, Emoji Movie. Emoji Movie, ragazzi. Quello sì. Quando neanche con le faccine riesce a far sorridere, è gravissima questa cosa. Vedi, vabbè, ci stava anche l'argomentazione in 30 secondi. Cosa vi siete persi? Ma perché li abbiamo cancellati già dalla mente. E Jack Burton interviene anche con un film del 2019, l'anno scorso l'avevo messa in top, in prima posizione della flop, Welcome Home, con Scamarcio e la Ratajkowski. Mamma mia. C'è anche quello di Breaking Bad, sbaglio. Aaron Paul, ma che miscasting clamoroso. Benissimo. Allora, visto che dobbiamo giudicare noi e non ci dobbiamo affidare al pubblico, cara Vero. Sì. Come vai? Punti allora interessanti? Cosa ne tiri fuori? Allora, per cominciare, per me la cosa difficile è dal cancellare un film dalla faccia terra deve essere un film che non porta nulla, di nulla. Mentre alcuni film come tipo The Room possono essere talmente brutti dall'essere completamente fuori di testa e divertenti. So bad it's so good. Questo per me è un po' il fattore principale della cosa. Cioè, cosa salverebbe questi film dalla distruzione totale? E quale di questi invece soccomberebbe a far mega raggio laser puntato su di esso? Sì. Tutti quanti hanno fatto buoni punti in generale sulla, appunto, su quanto ridicoli possono essere, su quanti brutti possono essere. Quello che in generale secondo me ha, diciamo, sono indecisa principalmente tra Cats e Alex L'Ariete, tra quei due lì sono principato, perché principalmente Pocahontas molti lo giudicano quasi meglio di quello precedente. Perché solamente sento i fiori, sento gli alberi, salviamo il secondo almeno c'è tutto qualcosa, e quindi molti, cioè, molti paradossalmente si preferiscono quello lì. Cioè, se c'è un film della Disney che dire vabbè, bruciatelo, ci sono tutti i film, i sequel Disney che si potevano scegliere, c'era il sequel della Sirenetta, sequel 30 sequel della Bella e la Bestia. Per me anche Ralph spacca internet, tra i più recenti Ralph spacca internet, è quello bruttissimo, non c'era bisogno di lui stesso. Va bene,
tra i due, boh, entrambi, cioè tutti si è concentrata soprattutto sulla computer grafica terrorizzante, sul fatto che a volte usassero attori che proprio non sanno fare questo ruolo. Mentre Paolo si è concentrato sul ma questo è ridicolo, che cazzo, quello non sa recitare, la Uzi che non sa recitare, quello che non sa fare, ma fosse solo il non sapere recitare, fosse solo quello, Però vedi quello che poi ha detto Giulietta, sì, però c'è lei, almeno guardi il film, lei è una figa, perché, ok, guardi un Giulio Panettone, tu te la godi di più. Lo so. E ci sono i vari vacanze, sì. Per quanto riguarda il Panettone non saprei quale scegliere da eliminare per sempre, io eliminerei tutti per quanto mi riguarda. No, dai. Ne ho visto uno nella mia vita, mi è bastato, ho visto Natale a New York. Basta. È anche uno dei meno peggio. Dicono meno peggio, è vero. È esatto. Mi piace, quindi pensa a te come siamo. Ruffini Mandelli che... Vabbè, ma per passare un'ora e mezzo è una commedia che mi diverte, non è che stia dicendo che sia il capolavoro del... No, va bene. Andiamo, non sforiamo. Cosa ne pensi invece? Cosa ne penso io? Paolo ha scaricato tutte le cartucce, le ha sparate proprio dirette contro il film, ce l'aveva poi in mente e ha cominciato, lui a ruota libera. Alex D'Ariete, la Hunziker serial killer, ha cominciato molto bene, perché uno, chi se la vede la Hunziker in quel ruolo? Nessuno, anzi la vedo più, vedi, accanto a Gerry Scotti ormai, quindi altro che serial killer. In effetti, sì. voglio vedere un film dove fanno entrambi, Gerry Scotti e Michelle Hunziker, rapitori, o magari i capi di una banda. Sì, hai voglia. Nice movie, bello, credibilissimi. Sì. No, se no, vabbè, no, perché Gerry Scotti è credibile nel ruolo di Babbo Natale. Il mio amico Babbo Natale l'aveva fatto. Sì, lo so. Quindi è inutile, sì. Infatti entrambi questi volti non possono svolgere ruoli del genere, ecco, quindi anche la Hunziker messa al centro. Cats, sì, si è soffermata molto sulla CGI, Claudia con i gatti che fluttuano, quindi non sono stati neanche renderizzati o comunque integrati bene con l'ambientazione. Devo dire, anche quello è un punto molto molto grave, da riportare, è fatto bene. Ok, e poi la Giulie poi in un certo frangente asfaltata dal, però è tratto da una storia vera, però comunque che quando si incentra un po' troppo sugli inciuci, anche questo punto, insomma, quando viene riportato, e allora non era il punto cardine del precedente film, e magari questa dinamica un po' stonava, ok, nel secondo. Ed è uno sfacelo. Benissimo. Come avevi cominciato, Giulia, era se non sei Toy Story, non puoi permetterti di fare un sequel. Quindi, ok, è partita con i piedi piantati a terra, hai cominciato. Oh, aiuto. Sì. Andrea Gnarlus, Gerry Scotti, malvagissimo. Vabbè. Comunque... Cacchio. No, parlato di italiani. No, però... non so... Non so se vi ricordate di questo film, ma ogni volta che ci penso viene ribrezzo. Sì. Box Office. Il Box Office, sì, l'avevamo già riportato. L'aveva detto Giulia, no? Sì, Box Office. Intanto che assegno il voto, però dalla chat le domande le potete comunque fare, perché è vero, deve selezionarle accuratamente. Non dovete intervenire col voto, col nome da mettere in evidenza, però le domande mi servono per il round finali. Domande cretare, il vincitore della finalissima, ragazzi, intervenite, di peso, punto. Quindi cominciate già da ora, perché qua ce ne vuole per assegnare il punto. Ce ne vuole. Assumersi la responsabilità del dare il voto e decidere io? Ma perché? Ok. Uff. Allora, se la domanda era fin da cancellare dalla faccia della terra, riportando comunque motivazioni, svariate motivazioni accorpate, condensate in 3 minuti, però
Il fiume in piena, Paolone, devo dire che l'ha riportato un gran numero e Paolone, secondo punto. Meno male esiste Alex l'Ariete, se no non avrei vinto allora. Esatto. Sei andato on fa, sei andato proprio giù spedito, hai interpretato l'Ariete, tu hai sfondato le porte. Esatto, ho sfondato il web. Il web. Benissimo, dobbiamo passare ai round finali, chi sarà il vincitore? Avete letto, ragazzi, sotto, ragazzi della chat, sotto cosa sta scorrendo in evidenza? Fornitemi le domande, non serviva il sottoscritto, no? A riportarvi questo dettaglio. Forza, ragazzi. Domande. Ma cos'è questo? Fabbrica K VLT, Capitan Basilisco è terribile come film, sovvenzionato da Striscia la Notizia. Mamma mia, cos'era? Capitan, mi è sfuggito. Capitan Basilico. Ah, Basilisco. Basilisco è Harry Potter. No, Basilico. Mamma mia. Vuoi effettuare una ricerca? The Lady non è un film. Non ma lei è una serie. È una web serie, lasciamola perdere. Mamma mia, però. Sì, lo so, ragazzi. Madonna, però qua erano indecisi fra Claudia e Paolo. Domanda a caratteri cubitali, così riesco a leggervi, ragazzi. Perché sennò poi ho visto che c'è che è intervenuto qualcuno. Domanda finale, però in piccolo. Paolone gasatissimo, Palmat. Sì, assolutamente. Ok? Non finali, ragazzi, forza. Perché tanto a sfidarsi, ovviamente, se Paolo, ecco, questo dovevo appunto riportarlo, Paolo lo metto da parte, adesso la sfida è fra Giulia e Claudia, ok? Per sfidarsi contro Paolo. D'accordo? Quindi siete proprio i due, ragazze. Potrei proporla anch'io una domanda? No. Okay. Ma allora? No. Basta, non intervenire nella chat, non mi confondere le idee. Ok, dai, stanno cominciando a carburare nella chat, vero? Puoi cominciare. Vai. Allora. Via. Vabbè, come dice Daniel Stam, no, Stam. Ah, ok, un'altra domanda un po' stile secondo round, se hai seguito la live, vero? Ti va bene questa? Vabbè, se è troppo simile al secondo round... Non c'è bisogno, allora. Non c'è bisogno, tanto ce ne sono altre. Questo giro non sono riuscita a seguirlo tutto. Il secondo round era un film che non mostrerà i segni del tempo nemmeno fra 100 anni. Capito? Capito. Era quella la domanda. Ok? Tra le ultime. Grazie Palmalt che mi ha donato 2 euro, sia all'inizio che adesso qua in questo frangente. Oh, grazie Palmalt. Grazie. Un abbraccione. Paolone, perché mi scrivi in privato? Stai guardando la chat? Sei un balordo. Sto scrivendo Monello. A te. Sei un Monello. Guardi la chat. Da dove la guardo la chat? Ero su WhatsApp. Intanto aspetta, metto in evidenza miglior film della Disney in assoluto post Rinascimento. Ah, ok, no, perché pensavo fosse una domanda già che avevo sfruttato nella puntata Disney Classici. Infatti è quello difficile, che molte possono ripetersi, appunto. Però, dai. Ce ne sono, dai, di interessanti. Vai, che ci buttiamo a capofitto. Vai. Se ne senti tu qualcuno interessante che io leggo lenta. va bene. Vai. Cosa vuoi? Vai, dilla. Guarda, che... Antonella l'ultimo. C, allora? Sì, l'ultimo. Oh, mamma mia, così sotterriamo... No, la Giulia non era molto ferrata in questo argomento. Vedi, allora scegli... Basta. C'è uno squilibrio, perché li ho studiati bene i singoli personaggi nel corso delle live. No, perché sennò era miglior film con protagonista un supereroe. Cioè, ti va bene, Giulia, o... Ok, guarda, sta ridendo, capito. Aspetta, mi sono riniziato, ho fatto tutti i film Marvel fino ad Ant-Man. Marvel, no, beh, se non spazi col genere, non so, solo Marvel, però, magari poca roba. Ok, fa niente. Antonella C, però ci sta andando giù pesante.
E io allora lo voglio mettere in evidenza. Scegli questo. Vai. Sì? L'ultima? Scegli. Il miglior musical. Qua allora io... Sì. Devo dire, Antonella C, ok, ti tengo buona per questo round, poi spaziamo con altri interventi. Ok, miglior musical allora. Prima risponderà Giulia, perché prima... Sì, ok, Giulia era ultima, Giulia, e poi Claudia. Via, benissimo. Subito, musical, non contiamo film d'animazione. Okay. Film d'animazione no, vai. Mm. Les Misérables. Les Misérables, Giulia. Claudia. È un pochino moderno, però vado con okay. The Greatest Showman. Oh, ai ai ai, buono. Mamma mia, è stato un periodaccio The Greatest Showman. Ero in qualche chat a scrivere, mamma mia, bellissimo Greatest Showman. Ma come, quel film di merda? Io, no, no, ero rimasto malissimo, tutti quanti, che storia triteritrita, romanticismo a go-go, pa-pa-pa. E io, ma no, cavolo, le canzoni, sono andato con mia madre, esaltati al massimo. Ma guardate. Anche a me è piaciuto tanto. E poi le canzoni hanno fatto pure l'album con le cover dei cantanti famosi, ma di che stiamo parlando? Tutti, ma dai, quelli che dicono, ma smettetele. Allora, dai, mi spiace. Vai, ma quindi. No, 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 ma non è opinione faziosa, come diceva Canali di Jack. No, sì, via. Vai. Quindi, 30 secondi per... Paolo, fermo, ma Paolo. Eh? Cosa Paolo? Hai scelto? No, no, è la sfida tra le due. Ah, poi dovranno scontrarsi con Paolo. Paolo ha due punti. Io tanto. Scusa. Brava. Paolo, cosa scegli? Ho dimenticato questo. Ok, 30 secondi, Les Misérables, Giulia. Ok, basterebbe anche semplicemente parlare degli interpreti. Abbiamo una Anne Hathaway che vince un premio Oscar con 8 minuti girato, abbiamo Hugh Jackman che poi verrà anche poi ripreso dalla mia amichetta Claudia per The Greatest Showman, che dà una prova attoriale, fisica e soprattutto canora, oltre che coreografica, da maestro, secondo me, molto più che in The Greatest Showman. Abbiamo coprotagonista barra antagonista che è Russell Crowe, al massimo, secondo me, negli ultimi anni della sua forma fisica e della sua prestanza attoriale. Attori del calibro di Helena Bonham Carter che lasciano un po', diciamo, il loro solito percorso per declinarsi in una prospettiva completamente inedita, ma sempre da caratterista. E soprattutto quello su cui mi voglio soffermare è la bellezza della colonna sonora. Una colonna sonora che per volontà di Tom Hooper è registrata. Ah, è finito. Ah, pensavo di finire. Okay. No, perché te lo devo... Come l'altra volta. Nell'altra live. Dovevo avvicinarla così. Vicino al microfono. Hai ragione. Ma tu parti. Ci siamo fermati. Allora, ho tenuto conto di Helena Bonham Carter, la coppiata. Hai nominato anche Sacha Baron Cohen? Avevi nominato? Beh, la crack, sì, però... mi sono fermato lì, che in un ruolo inedito per loro, no? Che poi hanno si sono cimentati con l'inserto comico un po' più leggero, no? Che fa da contraltare. Ok, adesso Claudia, 30 secondi per te, via. Per tutti gli ignoranti come me, Hugh Jackman non è altro che Wolverine, cioè Wolverine che fa The Greatest Showman è fantastico. No, vabbè, ma a parte gli scherzi, assolutamente questo è, e parlo adesso personalmente, è una cosa totalmente personale, questo è il musical della mia vita perché parla e dà voce a tutti i diversi. Quindi abbiamo non solo la donna barbuta, abbiamo un nano che vengono... spettacolarizzati, scusate, non so parlare, però vengono spettacolarizzati come se fossero carne da macello messa lì davanti al pubblico e invece sono più speciali e migliori di tante, tante altre persone. Con una conclusione, qual è il rumore di sottofondo? Chi si sta lamentando? Ok. Ok. Benissimo, intanto stavo scrivendo nella chat perché adesso anticipo, la mia ragazza ci ha offerto una domanda, quindi la mia ragazza si becca la domanda che selezionerò per la prossima sfida. Grande Giulia.
perché tutti a dire top domanda, e io stavo dicendo come stanno rispondendo alla mia ragazza, e ha messo carattere cubitali in qualcosa. Come vi permettete? Come vi permettete? No, no, ero lì come vi no, 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 perché ci sono i miei amici, no, 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 ok, li conosco tutti. Come vi permettete, no? Ok, e altri 30 secondi con... È vero? Domanda distruggete il film dell'altra persona. No! Bello! La carta jolly. Distruggete il film dell'altra persona? Sì, sì. Cattive. Ok, vai. Le Miserables, quindi non si parla di Le Miserables, Giulia, ma di The Greatest Showman. Ok, la colonna sonora secondo me rispetto alle Miserables è fortemente in pendenza. Ci sono state più di una scena che mi hanno fatto rimanere col fiato sospeso in negativo, tipo per esempio quella tra Zendaya e Zac Efron, che per me rimarrà per sempre Troy Bolton, e soprattutto io mi sono stancata del politically correct che ormai domina tutti i film in uscita, soprattutto i musical. Io mi sono stancata perché ogni tanto sarebbe anche bello non sottolineare troppo la differenza, perché se la differenza non esiste non c'è bisogno di esibirla. Ma cos'hai fatto? Caspita! Aia! Questa brucia. Mamma mia, che live! Però, intanto, ricomponiamoci per favore, ragazzi. Occhio alle reazioni. Che Claudia deve rispondere, occhio. 30 secondi per te, Le Miserables da smontare. Difficile, ma non impossibile. Via! Allora, Victor Hugo, che ha creato sicuramente un capolavoro, però si è ritrovato un musical di 3 ore che non tutti hanno visto. Già in casa mia chiamiamo tutti quanti musical e siamo tutti musicisti, chi suona, chi canta. Solo io ho visto il musical. Di conseguenza questo vuol dire che manca quel pathos, quel qualcosa in più che invece The Greatest Showman ha. Perché è vero, sì, il politically correct adesso ce n'è tantissimo, ce n'è fin troppo, però se non ci fossero tutti i problemi e tutte le cose che succedono purtroppo ancora al giorno d'oggi, cioè, è quello, va tutto lì, cioè va tutto lì. Quindi scusate, mi arrazzo di non se l'ascolta nessuno perché dura 8 minuti. Domanda dura 6 minuti. Dai, la versione estesa. Ok, giunti alla fine anche questa volta. Vero con le sue opinioni, visto che non possiamo affidarci, abbiamo detto al pubblico. Esatto. Allora, secondo me, Claudia, potevi puntare molto di più sui difetti di dei Miserabili. Non hai menzionato Russell Crowe che non sa cantare. Cioè, quella è la parte principale di ogni critica. Bisogna puntare su quello, Secondo me, di nuovo, sei più ritornata sul... Sì, dura troppo, però il mio è divertente, era così, non sei andata fino in fondo, secondo me, come ha fatto Giulia invece contro il tuo film. Questa, per questa, concentrarci soprattutto su questa seconda domanda, che secondo me è la cosa che differenzia un pochino di più le due argomentazioni. È difficilissimo distruggere Le Miserables. ti abbiamo messo all'angolo, non baby, ma Claudia in un angolo. Sì. Mannaggia. Ok, quindi colpo di scena questa volta, perché è la vero che farà passare una delle due. Allora, su questo round io faccio passare Giulia. È stata molto più brava a distruggere i Greatest Showman. Vabbè, era di nuovo. Io sono più dell'opinione che Greatest Showman sì, è carino, ok, però diciamo la tematica, soprattutto quando guardi il personaggio reale di Barnes, non è proprio il massimo. Troppo elevato. Hanno dovuto. Guarda, la storia vera è completamente diversa. Lo so, di Barnum. Perché poi se dici, vabbè, ok, allora se le canzoni sono belle prenditi il disco, non però, guardate. Dai, Claudia, canta con me. E we will come back. Via, no, lì allora, mi ero alzato, vabbè, tutta la sala più o meno si era alzata,
cioè a battere le mani a tempo, e quelle sono esperienze che ci possiamo fare. Scusa. Però con La La Land si andava a battere i piedi in sala, ma con Greatest Showman ci siamo alzati a battere le mani, cioè, casino, veramente una cosa. E poi sono gli stessi, gli stessi compositori e hanno sviluppato i testi, quelli di La La Land, li hanno trasferiti in Greatest Showman, elemento fondamentale. E è diventata il tema del Pride. Quale? Il This Is Me. Bella quella. Vuol dire molto. Ultima cosa prima di passare alla round finale. Poi ragazzi, io pensavo la Rebecca Ferguson cantasse quella canzone, Never Enough. Ho detto, ma la Rebecca Ferguson da Mission Impossible si mette a cantare. Invece no, lo so, però cavolo, al cinema, la prima visione ho detto, questa è l'attrice della vita, è della mia vita, mamma mia, però... prima di lei, secondo me, solamente Marion Cotillard con La Vie en Rose, che era riuscita in un playback perfetto, praticamente impeccabile, e quando io ho visto Rebecca Ferguson ho detto, ma stiamo scherzando, ma che voce c'ha questa? Ma perché sta qui a recitare, dovrebbe stare altrove? Sì. No, è vero, bravissima. È perfetta. Un calco. No, è vero. Ok. Round finale. Adesso lo scontro è fra Giulia e Paolo, e sceglierà per prima la risposta Paolo. Voglio la domanda della mia ragazza. Vediamo cosa ha fatto Giulia. Un regista o un attore vanno valutati per la loro bravura artistica o anche per la loro morale? andiamo nella... bisogna spremere adesso. Voglio 30 secondi per questa la risposta da dare è questa. Esatto. Cioè, solo 30 secondi, ma senza poi altri 30. Ora solo 30. Con altri 30 poi. Poi interverrà davvero, magari. Okay. Quindi, Giulia, grazie per la domanda. Avete una scelta specifica e poi la volete spiegare, che tanto vanno bene anche due risposte uguali. Cioè, però... Intanto, Paolo, hai una scelta specifica o vuoi argomentare in 30 secondi? Prima dico la scelta e poi argomentiamo. Vai con la scelta, vai. Allora, per me non vanno valutati per la morale. Allora, quindi bravura artistica, ok. Sì. Bravura artistica, va bene. Giulia, vorresti sbilanciare o c'è... Cioè, non c'è una scelta meccanica, ha scelto una cosa, tu scegli l'altra. Ho dei riferimenti molto chiari. Io credo che sia una compresenza di fattori, quindi ti direi che propendo per una bravura artistica, ma senza dubbio il tipo di prestazione poi risente anche della morale, quindi credo che... Risente della morale, io la segno così, risente della morale. Scontro infuocato, Claudia, qua saresti KO, con una domanda del genere, vero? Grazie a sudare freddo e vediamo come se la caveranno i due. Bene, 30 secondi per te Paolo, forza e coraggio. Bisogna saper scindere fra uomo e artista, pur rispettando tutte le sensibilità. Se dovessimo giudicare la vita privata di una persona, non dovremmo più ammirare le opere d'arte di Caravaggio in quanto assassino, dovremmo smettere di ascoltare il pensiero filosofico di Socrate in quanto sappiamo tutti essere un pedofilo che era, insomma... Non andiamo oltre, e secondo me bisogna valutare la filmografia di un regista e capire la sua poetica, perché se analizzassimo la vita privata, allora se scoprissimo che quello che ha fatto casa nostra è uno stupratore, smetteremmo di vivere in casa. Basta. Buono. Sono stati 45 secondi per Paolo, quindi 45 secondi anche per Giulia. Ok. Giulia, via. Io parto da una citazione di un film che mi ha colpito moltissimo, Split, con James McAvoy, dove il personaggio principale è un personaggio che soffre, il personaggio di Anya Taylor-Johnson, e quando soffri è visibilmente manifestato anche all'esterno, quindi sei un'epifania di te stesso e ogni tratto, ogni ferita che hanno contribuito a formarti sono la riproposizione di quello che tu poi metterai nella tua opera d'arte. E soprattutto chi soffre è immortale, chi soffre merita la salvezza, e secondo me la salvezza sta proprio nel cinema, sia che sia declinato per un artista come un attore, sia che sia declinato come un regista. Buono.
Lavero vuole aggiungere qualcosa per i 30 secondi aggiuntivi? È una tematica molto interessante. Sto pensando come impeparla un po'. Sento un ritorno audio, non so se sì, sono solo. Aspetta, magari mentre penso prendo dell'auricolare così. Ok, mentre pensi. Intanto, Rocky is Dead, Antonio, mi leggi? Sì, ti leggo. Ma hai aggiunto qualcos'altro? Ah, una domanda per me. Cosa ne pensi di Sospiri di Guadagnino? Ma te ne può parlare Giulia. Aveva fatto una disamina. Recupera la puntata numero 9, a tema Oscar, con Giulia che... Visto. Esatto. Mi ruba le parole di bocca, Giulia. Cos'era? Era... Cosa c'era su tela? Corpi su tela. Carne su tela, materialità. Carne su tela. Te l'eri preparata molto bene. Vabbè, perché mi era piaciuta particolarmente. Quindi. Ma poi l'avevo sì. Proprio... Non era Anya Taylor-Johnson, ma Taylor-Johnson. Sono puntigliosi, No, vabbè. No, vabbè, io però questo devo ammettere che io ho una crush estrema per Aaron Taylor-Johnson. Quindi diciamo la mia testa va sempre performance memorabile in Godzilla, Animali notturni. Animali notturni, la scena in cui sta sul water di una crudite. Crudite e galite. Allora, qua ci sono i voti, però non leggo niente e voi non state sbirciando, vero? Più che altro io spero di non aver fatto incazzare la chat, perché so che quando parto diretto magari si possa inteso, voglio dire che rispetto tutte le continuate, Antonio Mileggi, ti voglio bene, dai. Diciamo una cosa che potrei mettere, soprattutto dal punto di vista di un registratore, cioè questa tematica qua mi fa tornare in mente L'ultimo tango a Parigi. Lì Bertone Bertolucci e Marlon Brando hanno tra virgolette abusato dell'attrice, mi sembra sia Maria Schneider. Schneider, sì. Per farlo. Lei ha praticamente smesso di recitare per questo motivo. Quindi, di nuovo, magari sì, la scena è venuta molto realistica e tutto, però a scapito di della sanità mentale di una donna che ha dovuto passare non so quanto tempo in terapia e ha lasciato la carriera per questo motivo. Quindi, prendendo anche questo qua come spunto, come potreste, come inserite un po' questa tematica all'interno della cosa? Cioè, una scena può funzionare, cioè, l'importante è avere la scena perfetta o l'importante, e quindi senza curarsi dei danni psicologici fatti anche un po' con The Shining, no? Che hanno fatto rifare la scena a quella poveraccia, 80.000 scene, anche lì psicologia andata così. Quindi c'è sempre quel problema di, ok, si vuoi fare la scena più bella, però danneggi una persona. Quindi ricercare la scena perfetta senza curarsi della conseguenza. Esatto, delle conseguenze mentali e future di come di una persona che per la maggior parte delle volte non ha dato il permesso di farlo. Sì. Avete capito quindi il punto sì, focale, sì. Ok? Paolo, 30 secondi. Queste cose sono terribili, specialmente quando si scoprono, però allo stesso tempo non giriamoci intorno. Quando abbiamo visto il corvo, senza sapere che Brandon Lee è stato ucciso durante la lavorazione, per caso qualcuno ha gridato allo scandalo, eppure c'è stata un'uccisione. Kill Bill, Uma Thurman ha picchiato in un albero mentre era incinta e rischiava di perdere il bambino. È una cosa gravissima, ma mettiamoci nei panni dello spettatore, la scena è uscita, quindi sì, va tenuto a mente quel che state dicendo, è molto importante, ma poi è il film quello che vediamo, non il dietro le quinte. È il film che vediamo, ok. Che ha la meglio su queste esperienze, quindi. Che è per lo spettatore, sì, ma non per una cosa etica o morale, perché lo spettatore non lo sa, e anche se poi lo venissi a sapere, io potrei anche scoprire, ripeto, che il mio muratore ha stuprato 10 donne mentre mi faceva la casa, però non è che poi vado a vivere nel piazzale sotto perché non voglio più stare in casa, è una cosa gravissima e orrenda, però io mi metto dalla parte degli spettatori, tutto qua. Sì. Questo però, non te lo posso tenere, nell'argomentazione. No, certo. Puoi scegliere se vederlo oppure no, una casa devi viverci, non è questa cosa. Immagino.
Sì, però lì cosa fai? Allora, anche il pensiero di Socrate lo definisci orrendo solo perché era un pedofilo? È ovvio che era una persona atroce, però è il pensiero di Socrate, si studia nelle scuole, quindi c'è sempre il rovescio della medaglia e rispetto tutte le varie sensibilità, quello assolutamente. Ok, allora, passiamo la palla a Giulia, altri 30 secondi. I film sono gli stupri della nostra società e magari valessero come regola morale per cambiare la morale vigente. Io credo che ci siano degli espedienti cinematografici come citavi Shining, La vita di Adele, dove le ragazze sono state costrette a intraprendere un rapporto sessuale senza protezioni e senza essere consenzienti. Arancia Meccanica, dove Alex Delarge con le protesi agli occhi per poco non perde la retina. Purtroppo il cinema è finzione a servizio della realtà. Per quanto la morale possa essere considerata all'interno di questa apologia del cinema nei confronti della società, comunque in ogni caso noi quello che vediamo è lo schermo. Quindi diciamo che possano essere gli atti che ci permettono di ragionare su quello in cui viviamo, sull'ambiente in cui viviamo, e condannare se c'è da condannare. Siamo rimasti col fiato sospeso. Ma la cosa è che Giulia ha ragione, cioè qui anche quando uno la pensa diversamente ha sempre ragione, cioè è quella la cosa, perché sono sensibilità giustissime e condivisibili. Ok, vuoi fare da co-giudice, Paolo? No, scusami, mi è piaciuto tanto il discorso che ha fatto, quindi ci tengo a dirlo. Grazie. Va bene, bene. Allora, Vero, adesso tocca a te. Con diciamo, è difficile perché comunque sono proprio opinioni molto, cioè molto personali, quindi proprio una questione che è di staccarsi dalla cosa. È difficile, devo ragionarci sopra. Come va con la chat? Che la chat non può votare, però sono curioso di vedere cosa. Come va con la chat? Va bene, ti sei giocata la carta della chat. È difficile, chat, per favore. Gerus, Paolo vota Giulia. Ok. Allora, basta. Ormai vince Giulia, l'ho detto io. Cioè. Questo c'è una sensibilità di confini, cioè praticamente proprio... Paolo è showman, lui è the greatest showman. No, poi ci sono altre domande che vengono fuori, ma ormai... ormai... Perché altre domande? Io vi metto in carica comunque. Metti in carica? Sì, vi metto in carica perché se no vi spegnete così senza urlare. Ah no, 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 per carità, no, poi esci di scena, no, va bene. Esatto. Alessandro Bonuccelli, l'artista e la persona vanno sempre giudicati separatamente, secondo me. Ok. Emanuele Oduntan, bravura artistica ovviamente, se dovessimo giudicare anche la persona, I am... 90% al 90% risulterebbero pezzi di ok. Kevin Spacey quando ritorni in scena Kevin Spacey se l'ha giocata malissimo quando faceva quei video su YouTube super creepy tipo allora no ok non reciterai mai più. Te la sei giocata si è scavato l'ultimo chiodo sulla sua bara in pratica. Ma poi recentemente hanno fatto un articolo, un servizio, non mi ricordo dove, dove hanno mostrato praticamente tutte le debolezze morali di tutti i grandi artisti dell'epoca, ma da Gauguin, Picasso, qualsiasi persona che abbia fatto, qualsiasi artista in realtà che poi si sia cimentato con l'arte, se vai a guardare il pelo in tutti finisci di campanzo. No, infatti. Dopo un'attenta... analisi, vai. Tanto qua la chat non mi aiuta. Esatto. Vai, Antonio. Anche perché, insomma, aspetta, fatemi vedere però con i voti è un 50-50 anche qua. È normale. È normale. È inutile affidarsi alla chat, ma è quello che avevo deciso sin dall'inizio della live. Bene. Allora, ottimo Paolo, nella maniera in cui hai cominciato con la tua argomentazione, poi con le varie citazioni e vari personaggi che hai voluto mettere in evidenza per poi effettuare la disamina, ok? Poi Giulia, invece, allora lui è partito molto bene,
Giulia ha concluso anche lei proprio magnificamente, e quindi è un inizio scoppiettante di Paolo, la chiusura perfetta di Giulia. È quello che devo giudicare. La direbbe Harry Potter. Si apre alla chiusura. Vabbè, infatti. Vediamo. C'è anche uno sbilanciamento nei confronti qua dalla chat, nei confronti di vorrei un sottofondo musicale, però posso farlo partire con sì. Adesso lo voglio impostare dal cellulare, ok? Vai. Tension background. Sì, me lo ricordo. No, mi serve perché... no. Dai, così senza niente. Che cavolo. Ce l'ho. Eccola qua. Grande Giulia Urniani per la domanda, bellissima. Grande Giulia Urniani perché è la finalissima. Ok, grazie. È comparso subito nel cellulare, a posto. Vai, deve partire le prime note. Background tension. Senti là. Ok, si risente. No, non poteva mancare, mi dispiace. Okay. Che cavolo. Il vincitore assoluto della prima stagione dei Cineduellanti. Dovrebbe ripartire poi a settembre, intanto lo comunico, ovviamente. perché è fine prima stagione, no? Vai, anche tu, vero? Intanto ci sono i due... Fai così? No, giù... No, voi due sfidanti dovete rimanere seri, no. Gli altri così. Il vincitore del milione è... No, comunque, il vincitore svolgerà una collaborazione con me sul suo film preferito in assoluto, da caricare sul mio canale. Faremo una collaborazione. Qual è il montepremio? Questo. Andare a fare l'analisi del film preferito. C'è anche l'Oscar pronto qua, eh? L'Oscar? Ok, brava. Poi lo mandi in via telematica, ok. A posto. Va bene. E finisce la canzone, forza! Sì, finisce? Io la voglio far finire. Ok. Puppa. No. E neanche la cipolla. No. Giulia! Grazie! Grandissima Giulia. Te lo meriti. Mi avete fatto! Mi avete fatto girare, non ho manco parole, ma avete fatto risvegliare, mi avete. Io stavo dicendo Paleschi. No, grazie davvero, veramente. Allora, aspetta che... io volutamente non ho messo in primo piano ogni volta, come le altre volte... però in questo caso sì, va bene. Sì. L'ingrandimento. Vai col discorso di ringraziamento. Ragazzi, che discorso di ringraziamento. Io sono arrivata qui completamente alla sprovvista. Non avevo mai proprio preso parte a uno show, a un format. Per questo ringrazio Antonio che quasi per caso, insomma, mi ha contattata e ho avuto modo di conoscere persone dell'ambiente che mi hanno fatto capire quanta voglia ho di continuare a fare questo e di continuare a formarmi per questo. E spero di incontrarvi in tanti modi sempre legati all'arte, perché il confronto è sempre positivo e nasce sempre qualcosa di bello. Quindi ringrazio voi che siete qui, ringrazio Vero per aver partecipato, per aver fatto queste domande interessanti, e poi magari vi abbracciamo dal vivo, ci beviamo un caffè da qualche parte. È vero, infatti dalla stessa città. Sì. Sì, volentieri. Poi, gli altri sfidanti. Io volevo recuperare poi intanto un commento riguardo a Claudia, però quindi intanto Paolo, vai. Ma cosa devo dire, ragazzi? Io vi voglio ringraziare perché è stata una puntata bellissima. Questo format l'ho adorato sin dal primo episodio e spero veramente che... Intanto ha portato una cosa innovativa, Antonio, perché in Italia non l'aveva mai fatto nessuno, e mi auguro che possa avere successo in stagioni successive, dove parteciperò volentieri se lui vorrà, e comunque che si vinca o che si perda, stare in compagnia di persone come voi è un piacere. Non lo sto dicendo così per leccare, ma perché veramente mi sono trovato benissimo, quindi ho perso, ma chi se ne frega, ho imparato tanto da voi. Vabbè, ci teniamo ad aggiungere. L'aspirapolvere. Le vendi l'aspirapolvere? Come la vendi l'aspirapolvere? Assolutamente, dopo vengo, te la porto, un modello bellissimo, riesce a aspirare anche la polvere, quindi pensa te, l'aspirapolvere. Mi serve questa penna? Scrivimi il tuo nome.
Ce l'ho qua. Fagli vincere anche la seconda stagione. Dopo questa citazione, No, allora asfaltiamo tutti. Ok, adesso il turno di Claudia, però ci tenevo a mettere in evidenza l'intervento di Antonella. Claudia, anche se sei arrivata terza, sei stata bravissima e simpaticissima. E complimenti poi a Giulia e Paolo. Comunque, grazie. Volevo solo dire che sono felicissima di aver partecipato a queste sfide. Io non sono un'esperta di cinema e si è visto, però, perché studio tutt'altro, io studio teatro, faccio un altro po' di cose, però non solo sono contenta di aver conosciuto nuove facce molto molto simpatiche, che temevo tantissimo, però invece si sono dimostrati dei ragazzi molto simpatici, molto gentili, e alla mano, ma poi soprattutto, cosa importantissima per concludere, invierò il birillo d'oro. Il birillo, dopo il tapiro, il birillo. Cioè, scusami, e questo diventerà più importante dell'Oscar, grazie. Ecco, è più importante della mia stessa campanella, il birillo d'oro dei cineduellanti. È iconico. Scusami, ormai. È vero, mi piace. Mi piace tantissimo. No, ci tenevo anche, adesso, ritornando a Paolo, che mi aveva passato in privato un link che poi sarà una tua nuova uscita, perché lui svolge anche il ruolo di attore. E, insomma, voglio promuovere questo tuo mediometraggio che uscirà, poi è stato presentato in vari festival, deve essere valutato, no? E sì. Quindi puoi anche presentarlo un attimo, giusto per rivolgersi al pubblico, che c'è da metterlo in evidenza questo prodotto che ho visto in anteprima e merita tantissimo, dovrà uscire, parlacene tranquillamente. Allora, grazie di cuore, io ho girato ormai un anno fa questo mediometraggio da protagonista in Emilia Romagna dal titolo Senza Vento, un film drammatico sportivo, e lo so che magari anche voi dalla chat non mi ci vedreste in ruoli di tale tipo, però è stata una sfida. E questa sfida ora è arrivata ad alcuni festival, purtroppo ancora non posso riferire quali, perché fino a luglio c'è l'ordine tassativo di non poterne parlare, però mi auguro che molto presto lo possiate vedere. Vi dico già che sarà reso online proprio dalle piattaforme, dai siti internet di tali festival, quindi sarò il primo a comunicarvelo, e ringrazio tantissimo Antonio per l'imbeccata. Ma comunque, nel caso vi avesse messo curiosità Antonio e voleste vedere qualcosa di mio, oltre alle recensioni sul canale, però mi voleste vedere recitare, potrete trovare dall'altra parte Storia di un viaggiatore astrale, che anche questo Antonio ha visto, ed è un mediometraggio reperibile su YouTube scrivendo questo titolo. Scusate per la pubblicità, però me l'ha crossata Antonio. Perché è tutto, ma perché no? Anche perché la vera anche del settore, insomma, comunque si era prestata le performance, e infatti no, comunque lo consiglio vivamente anche questo cortometraggio, che è reperibile appunto su YouTube. Bene, Paolo, riesci a condensare un'argomentazione in 3 minuti, comunque, cioè precisi, come se stessi a fare un round. Hai visto? L'unica volta che non mi riusciva era a scuola, quando mi interrogavano. Lì allora non bastavano nemmeno 3 minuti e vabbè. Oh, perfetto, quindi abbiamo detto vincitrice Giulia, ci organizzeremo per una collaborazione sul mio canale. Qual è il tuo film preferito in assoluto? Vabbè, te l'avevo detto. Viale del Tramonto. Viale del Tramonto. Ecco, hai visto, io devo farci l'analisi, quindi è perfetto, devo fare Viale del Tramonto, uscirà un video in collaborazione con Giulia, la vincitrice. Quindi a posto, tutto va a combaciarsi perfettamente. E bene, adesso siamo giunti alla fine della prima stagione dei Cineduellanti, riprenderà dovrebbe essere fine agosto, inizio settembre, vi farò sapere, ci saranno gli aggiornamenti. Dovrò prepararmi poi al meglio con ospiti, quant'altro, e altri temi. Devono essere appunto uno diverso dall'altro. È stata già una bella faticaccia arrivare a 13 puntate con temi sempre diversi, e anche inventati di sana pianta, perché non mi sono sempre rifatto a quella che è la controparte americana, che sono i movie fights, ma ho inventato anch'io dei temi, così dal nulla. E poi i movie fights in America non è che hanno fatto la scalata alla vittoria, non è che hanno strutturato in quel modo con semifinale e finalissima, no, vero? Esatto. Quindi questa è una struttura nuova che me la sono inventata al momento, e quindi ora che abbiamo ormai carburato, la seconda stagione sarà ancora più sostenuta con il ritmo e scoppiettante. Vi ringrazio,
gli sfidanti, tutti qua della finalissima. Un bel abbraccio estendere a tutti voi e anche ai membri della chat furiosa, veramente sprintosa e spiritosa e spassosi, perché è stato anche un piacere seguirvi, a voi spettatori, nel corso di queste live. E è stato veramente un onore anche ospitare tutte queste personalità vincenti su YouTube. Benissimo. Oh, adesso un bel saluto agli spettatori, a chi ci sta seguendo. Come saluto a Raccata Film. Sono Antonio Tranci, Raccata Film per voi. E vi ricordo, nelle prossime recensioni. Vero? Ah, pensavo volesse continuare la vera. Alla prossima, ciao. Eccola. Ciao, perfetto. Ciao ragazzi.